È stata l'Europa il principale tema del colloquio tra il ministro degli esteri Terzi e il suo omologo olandese Timmermans. I due ministri hanno sottolineato il forte impegno dei loro paesi nel processo di integrazione europea e di rafforzamento del mercato unico e dell'Unione nei settori finanziario, fiscale ed economico per assicurare stabilità e crescita all'Eurozona. I due paesi stanno lavorando intensamente insieme a Bruxelles per rendere sempre più operativa la politica estera e di sicurezza comune. L'incontro ha permesso anche un ampio scambio di vedute sulle principali questioni dell'attualità internazionale. Abbiamo discusso insieme questioni che riteniamo prioritarie per i nostri paesi, ma prioritarie anche in un'ottica di azione europea e di una capacità dell'Unione Europea di parlare con una sola voce sulla scena internazionale, soprattutto le questioni del Medio Oriente, del processo di pace israelo-palestinese, la situazione, le trasformazioni delle primavere arabe. Abbiamo discusso anche dei rapporti fra Unione Europea e continente africano. Credo in Europa, credo anche nel destino europeo del nostro continente, ma abbiamo tante cose da fare. Dobbiamo trovare una cooperazione più forte entro il nord e il sud. Io credo che questi paesi fondatori, l'Italia e l'Olanda, sono in una posizione di creare un dinamismo europeo che sarà apprezzato dai concittadini italiani e olandesi. Spazio anche all'evoluzione della crisi in Siria e alle posizioni di Italia e Olanda nei confronti dell'opposizione siriana e del regime di Assad. A Marrakech ci siamo dichiarati favorevoli a un ruolo più importante della coalizione, dell'opposizione in Siria, e credo che il discorso di ieri ha dimostrato che anche Assad non vuole un compromesso politico. Il governo italiano a Marrakech ha preso la decisione di definire il suo rapporto con la coalizione delle forze di opposizione come un rapporto con il solo rappresentante legittimo del popolo siriano. È un percorso che abbiamo intrapreso da molti mesi. C'è oramai un rafforzarsi di numero della comunità internazionale, di influenza e di presenza, che ritiene che esistano le condizioni di inclusività, anche di valori democratici che sono affermati da questa nuova dirigenza della coalizione dell'opposizione siriana, che costituiscano una risposta politica.